Che cosa lo ha spinto sostanzialmente a diventare magistrato? Fondamentalmente una cosa, la sensazione che già avevo allora, che la giustizia fosse un settore della nostra vita pubblica che andava completamente ristrutturato, riformato, rifatto. Ecco, questa sensazione evidentemente allora era piuttosto vaga perché non avevo un'esperienza diretta. Tuttavia è stata questa la spinta. E una delle voci, diciamo pure le voci, che mi hanno proprio invogliato a questo è stato il libro di Dante Troisi, uscito nel 54, mi pare, Il diario di un giudice, un libro che per la prima volta metteva a nudo quella che era la realtà della giustizia, non più i paludamenti, i grossi discorsi, ma proprio il contatto vivo con la gente che si giudica, con i poveri, con i contadini, con i montanari. Lei è stato pretore anche a Borgo San Lorenzo? Sì, ci sono stato per 8 anni, dal 58 al 66. E Borgo San Lorenzo è vicino a Barbiana, dove insegnava, esatto, Don Milano. Esatto. Lei l'ha conosciuto Don Milano? Sì, io sono stato amico in modo un po' strano, un po' contrastato, come era nel personaggio di Don Milani, di lui. E devo dire che ha contato moltissimo, una delle persone che ha contato di più sulla mia vita, sulla mia vocazione di giudice. In che senso? Per esempio, nella lettera alla professoressa, a un certo momento c'è scritto: non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali tra diseguali. Che cos'è questo pretore d'assalto, questo personaggio nuovo emerso nella magistratura italiana negli ultimi anni? Ma prima di tutto mi piacerebbe sapere che cosa pensa lei del pretore d'assalto, come lo sente lei, come lo sente il pubblico il pretore d'assalto. Per conto mio, il pretore d'assalto non è né un moralista, né un poeta, né un sognatore, né un guastafeste così per partito preso. Non è il bastian contrario. È viceversa il magistrato che a un certo punto si è accorto che la legge non era uguale per tutti. E allora ha cercato che la legge fosse uguale per tutti. È un compito semplice e per questo immenso. Secondo me c'è un collegamento sempre strettissimo, no? Tra ciò che avviene fuori e ciò che avviene dentro la magistratura. Per esempio, era mai possibile immaginare che i pretori d'assalto venissero fuori se non ci fosse stato il 68, il 69, il 70? Secondo me, ecco, il frutto, uno dei frutti di questo grosso movimento politico, sindacale, democratico in senso ampio, che si è sviluppato in Italia in quegli anni, è stato appunto il fenomeno dei giudici che hanno riscoperto il significato autentico, vero, della legalità oggi. Sotto un certo aspetto il pretore d'assalto è servito perché mancava una linea politica, cioè ha svolto un ruolo di supplente rispetto a ciò che non faceva la classe politica di governo. Se nel paese, al governo, subentrano nuovi indirizzi, cioè nuove forze, si cambia l'indirizzo di governo, necessariamente questo intervento esemplare del pretore d'assalto, tra virgolette, avrà meno occasioni di manifestarsi. Il procuratore generale della Corte di Cassazione, Colli, ha detto che un giudice o è imparziale e allora non assalta nessuno, o si mette nella posizione dell'assalitore e allora può essere un politico, un moralista, tutto quello che vuole lui, ma non un giudice. Questa è proprio il credo, la dottrina di Colli, no? E cioè il magistrato che... Non solamente di Colli. Colli preso come simbolo di tutta una concezione, no? Come esponente di una teoria, di una cultura. Certo, alla lettera, una per una, queste parole di Colli sono esatte, ma bisogna vedere che cos'è stato allora il pretore d'assalto. Pretore d'assalto, quindi colui che assalisce e non è giudice, perché si è accorto che fino a quel momento contro i petrolieri e i loro protettori non si provvedeva? Pretore d'assalto, quello che esige che lo stesso rigore venga applicato nei confronti dei piccoli e dei grandi delinquenti? Questo, ecco, mi viene in mente una frase di Anatole France, quale diceva, il suo umorismo così incisivo e duro, la legge proibisce con la stessa maestà al ricco e al povero di dormire sotto i ponti. Ecco, quando il magistrato italiano avrà capito, e l'opinione pubblica a fondo, il significato di questa frase, avrà capito anche il fenomeno del pretore d'assalto e di tutta la giustizia. Il giudice apolitico non esiste. Il giudice neutrale in relazione alla causa che tratta
e quindi imparziale in relazione alla causa? Sì. Ma se per neutralità si intende il giudice che non sente, che non ha partecipazione alla vita politica del suo paese, neppure questo esiste. Lei ha detto che non esiste il giudice apolitico. Perché? Perché ciascuno vive nel suo tempo, è radicato nella sua società, vive nel suo ambiente, ha fatto le scuole che ha fatto, ha letto i libri che ha letto. È se stesso in ogni cosa.